Chi mi segue su Instagram sa benissimo che tra un circa una decina di giorni scarsi sarà una delle gare più importanti dell'anno nel 2022, ovvero UCC Pro, una delle competizioni in cui si vedranno atleti più o meno provenienti da tutta Europa sfidarsi a Napoli. Logicamente, a questo appello potrà mancare Matteo Marzolla? Già lo sapete che non può mancare Matteo Marzolla, e quindi andrò anche io. Di conseguenza, voi state pronti, state all'occhio che anche su questa competizione uscirà un video ad hoc fatto veramente bene, anche perché sarà una gara divisa in due giorni, femmine e categoria maschile, con tutte le categorie di peso fatte come si deve, con attrezzatura spettacolare, quindi state veramente pronti che sarà una bomba. Ma prima, due cose importanti. La prima è che, come vedete, ho la borsa praticamente fatta, perché sto per andare in palestra ad allenarmi e quindi verrete con me a vedere cosa farò. La seconda è che il team di Listen si sta evolvendo in un modo parecchio interessante, che però non vi dico ora, vi dirò a fine video, così siete costretti a guardare il video e non skippate, perché io lo so che skippate. Siamo arrivati in palestra, qua è la palestra dove mi alleno generalmente, più o meno sempre, quando mi vedete anche nelle storie di Instagram. Come vedete adesso sto attrezzandomi per fare pin dip, quindi un dip dove i dischi andranno a scaricarsi sul rialzo e tecnicamente non dovrei neanche rompere i 90 gradi con la testa dell'ombro. Ho qua i dischi di Power Gear, quindi ricordatevi che se dovete acquistare su Power Gear Listen 5 per lo sconto. E non, allora con calma finisco di portare qua quello che mi serve, mi scaldo e si parte. Sto facendo, come avete visto, quindi pin dip, avrò caricati 115 kg, farò una singola, dovrebbe essere RP8, nel caso non lo fosse aumenterò ulteriormente il peso. Poi, argomento importante, strength war. Questo video tecnicamente dovrebbe essere un road to strength war, però col mio maestro, come voi sapete, Valerio Naldi, abbiamo pensato di cominciare il periodo di off season dopo UCC Pro, e la strength war la faremo semplicemente per divertirci. Questo periodo di off season, però, segnatevelo perché ci farò anche un video a parte che sarà molto interessante, prevederà l'inserimento delle alzate da gara, probabilmente anche seguito da qualcuno, non vi dico niente, e una modifica delle alzate dello street lifting, quindi probabilmente, chi lo sa, mi vedrete fare cose tipo OAP, e vi ho già detto troppo. I dip sono finiti, i pin dip, ho fatto una singola 120 più o meno RP8,5, quindi ho rispettato le indicazioni del coach. Poi ho scaricato 90 kg, ho da fare 5 serie a RP8, quindi ho fatto prima serie 4 colpi, 4 colpi, 4 colpi. Ho perso il conto di quanti ne ho fatte, comunque tutte e 4 colpi meno che l'ultima serie, che ne ho fatti 3. Ora, come vedete, mi sono spostato su una panca piana, ho già settato l'elastico per avere più grip sulla schiena, bilanciere posizionato, ho preparato un po' di dischi che mi servono e avrò da fare 6 doppie con fermo al petto abbastanza lungo con, se non sbaglio, 130 kg, quindi ora con calma mi scaldo, mi preparo un po' di mobilità e si parte. Perché sentivo il cervello così tranquillo? Perché non ho sulle cuffie che pompano il cannone come al solito. Panchetta finita, molto
molto stancante, però bene. Comunque voi dovete considerare che forse non lo sapete, ma ieri ho fatto squat, sono arrivato fino a 260 kg. Chi mi segue su Instagram lo sa, e quindi oggi sono molto affaticato a livello nervoso. Però bene, sono felice perché da domani comincio un po' a scaricare per quanto riguarda gambe e tutto, quindi recupererò condizione e sono fiducioso per la gara alla fine, vedrete, vedrete. A parte il pump estremo, che ne pensate di questa maglietta nuova? Mi sembra molto bellina. Fatemi sapere nei commenti se è apprezzata, che questo è ancora un mezzo prototipo, chi lo sa che magari in futuro potrete anche averne una voi. Fateci sapere. Ok ragazzi, l'allenamento è finito per oggi. Logicamente mi dispiace se vi aspettavate un allenamentone assurdo, però purtroppo siamo vicini alla gara, quindi i volumi vanno ridotti. Come vi ho detto, da settimana prossima inizierò a scaricare effettivamente, quindi lì veramente ci sarà un po' più di recupero, fiaterò un po' anch'io. E nulla, ora finisco qua di cambiarmi, sistemo la borsa e ci vediamo a casa per la notizia bomba che vi ho detto inizio video, che avrei detto a fine video. Quindi siamo tornati a casa, o meglio, cioè parlo al plurale perché c'ho qua da parte me anche Luca e vabbè, fa niente. Ora che siamo a casa possiamo parlare della notizia che vi dicevo inizio video, ovvero riguarda il coaching. Nel progetto di Listen siamo riusciti finalmente ad ampliare il personale per la prima volta dopo qualche mese. Le persone di cui sto parlando sono Leonardo Simeoni e Francesco Iannaccone. Penso che voi già li conosciate perché li avete visti in qualche mia live di recente su YouTube. A proposito, iscrivetevi al canale per non perdervi anche le live, che non le salviamo quasi mai sul nostro feed. Tornando a noi, li ho scelti perché sono due ragazzi molto preparati in quanto riguarda lo sport, la conoscenza del nostro sport, ma anche allenamento della forza in generale, e poi perché sono atleti molto forti, quindi mi fidavo di loro. Non li ho scelti perché li conosco, quindi sono miei amici. Li ho scelti apposta perché sono certo che le loro conoscenze e anche il loro modo di programmare, di allenare è molto simile al mio, quindi chi in futuro si dovrà iscrivere al coaching sarà certo di avere un servizio pari come essere seguito da me, anche se non sarò io in prima persona a seguirvi. Quindi d'ora in poi chi si vorrà iscrivere al servizio di coaching non dovrà dire mi voglio iscrivere al servizio di coaching di Matteo, si iscriverà al servizio di coaching di Listen, quindi lui sarà un atleta Listen, ok? Non un atleta di Matteo Marzolla, ma un atleta di Listen. Questo atleta potrà logicamente essere seguito da me se ho posti liberi, da Francesco se avrà posti liberi, da Leonardo se avrà posti liberi. Nel caso tutti e tre fossimo occupati, vi inviteremo a iscrivervi alla lista di attesa, così che poi verrete contattati dal primo di noi tre che si libera e verrete seguiti. Logicamente tutto questo lo facciamo per alzare la qualità il più possibile e darvi un servizio sempre più di alto livello, in grado di soddisfare appunto i vostri bisogni, sia che siate atleti, sia che siate ragazzi che vogliono semplicemente, o ragazze, logicamente anche le ragazze sono ammesse, che vogliono semplicemente migliorarsi e raggiungere obiettivi fisici particolari, anche solo per l'estate andare al mare e stare bene con se stessi. Logicamente nel caso voi vogliate altre informazioni sul servizio di coaching c'è il link in descrizione, cliccate, leggete tutto, ci sono anche le domande più frequenti, quindi penso ci sia abbastanza scritto da leggere. Nel caso comunque contattate Listen, mandate una mail, scrivete a me su Instagram, non ci sono problemi. Detto questo, non mi resta altro che ringraziarvi per il supporto continuo che ci state dando. Chi utilizza i miei codici sconto sia per Prozis che su Power Gear, anche quello per ora è veramente un supporto enorme, grazie mille a tutti. Quindi vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, a commentare se vi è piaciuto questo tipologia di video, se ne vorrete altri in futuro, che tipo di video vorrete, le idee sono sempre ben accette e ci vediamo in un prossimo video. Ciao.